Ben ritrovati amici sul canale Il Bereano. Vorrei, prima di avviare la trattazione, di suggerire coloro che avranno modo di ascoltare questo video, il contenuto di questo video, di cliccare su iscriviti al canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche di ogni nuova attività sul canale. Grazie. Detto questo, voglio rispondere attraverso questo video a una serie di domande interessanti che possono essere solitamente poste da chi ancora non ha saggiamente trovato il coraggio di uscire dall'organizzazione che serve la società Tor di Guardia, cioè i Testimoni di Geova. La domanda che molti si fanno, la paura che molti assecondano, il timore che assale la mente di tanti è: ma si può essere sereni e felici senza Geova? Si può essere sereni e felici senza Geova? Come si può essere sereni e felici senza Geova? Dicono molti di coloro che, avendo forse intuito di essere all'interno di un'organizzazione di imbroglioni, però sa com'è, l'organizzazione, la società Tor di Guardia, sì, probabilmente sono degli imbroglioni, ma Geova? Dove possiamo trovare Geova fuori da questa organizzazione? Sì, come si fa? Beh, ma a parte questo, insomma, il punto, io vorrei comunque farvi una controdomanda. Perché voi che affermate di servire Geova, assecondando ovviamente la volontà di questo Dio secondo le interpretazioni volubili della società Tor di Guardia, voi proprio, potete forse affermare e con certezza asserire di essere, di condurre una vita felice e serena? Ve la sentite di garantire ed essere, e dire sinceramente di essere felici e sereni? Proprio voi proprio che ponete questa domanda, no? Perché questo è un primo aspetto importante da capire. Personalmente, 10 anni fa, quando decisi di vivere coerentemente la mia vita lontano da questa organizzazione, perché compresi che insomma c'erano delle cose che non andavano, Io subito dopo mio figlio mi seguì, ovviamente, ma a casa mia moglie continuò a vivere secondo i precetti dell'organizzazione. Quindi tra me e mia moglie c'era, per così dire, questo divario, questo distacco. Ma la prima cosa che colpì mia moglie, dopo che man mano che i mesi passavano, i molti mesi trascorrevano, e quindi Il mio essere tranquillo, il mio vivere la mia vita, quindi in una forma di reset che piano piano stava avvenendo, la cosa che mia moglie proprio riscontrò e che la portò a riflettere è che mi vedeva appunto sereno e felice come non mai, come mai prima. All'epoca, insomma, avevamo alle spalle già un ventennio di matrimonio. E io e mia moglie ci conosciamo da quando io avevo 12 anni e lei 9, praticamente. Ci siamo conosciuti all'interno di questa organizzazione, per cui non avevamo mai sperimentato una vita diversa. Lei, da quel momento in poi, man mano che il tempo passava, era meravigliata e con meraviglia mi chiedeva: ma come fai a essere sereno e felice pur non facendo più parte dell'organizzazione di Geova? Mi diceva anche mia moglie. Come vedete, il testimone di Geova viene indotto attraverso le paure indotte, i timori, i falsi schemi e la falsa conoscenza, viene indotto, viene sedotto addirittura, persuaso a convincersi che non ci può essere felicità, serenità
fuori da questo ambiente religioso, fuori da questo culto religioso, fuori da questa cultura religiosa, al di fuori di questa visione della vita proposta dalla società Torre di Guardia. Non si può essere felici se non si vive nei precetti della società Torre di Guardia. Beh, loro dicono lontani dalla volontà di Geova, perché loro scambiano le direttive, gli insegnamenti, le interpretazioni della società Torre di Guardia, li scambiano come se venissero direttamente da Dio. Vabbè, ma questa è un'altra questione. Il punto è che vanno avanti e man mano che si formano e che sono all'interno vengono per così dire come delle scimmie, praticamente indotte a temere l'ambiente fuori e a sentirsi in questa gabbia, all'interno di questa gabbia, a sentirsi protetti invece che in prigione. Un lavoro mentale pazzesco. Subiscono non un lavaggio del cervello, di più, un controllo mentale che porta a loro a divenire schiavi felici, cioè credono di essere felici, non riconoscono più neanche la vera felicità, non sanno neanche identificare la vera felicità, scambiano i loro momenti di euforia. E vedrete così il testimone di Geova che periodicamente si radunano in questi raduni un po' speciali che avvengono durante l'anno, le loro chiamano le assemblee, o insomma i vari eventi che vengono organizzati in cui emozioni ed euforia prendono il sopravvento sulla loro mente e sul loro cuore. Scambiano questi momenti di euforia, li scambiano per felicità, per serenità, per poi passare invece poi tutto il resto dell'anno depressi, oppressi, in ansia, sotto stress. Non a caso la stragrande maggioranza dei testimoni di Geova è soggetta a psicofarmaci, a depressioni, a esaurimenti. E questa è la realtà. Molti di loro lo possono confermare. Mi arrivano testimonianze ancora in continuazione di gente che ha visto ed è stata soggetta proprio a trattamenti psichiatrici, psicologici, perché appunto non ce la fanno più a reggere quel regime in cui si è sottoposti all'interno di quell'organizzazione. Beh, e credono però che fuori di lì non si può essere felici. Non lo credono possibile, non è possibile, no, non è possibile, perché loro hanno cieca fiducia delle affermazioni, delle dichiarazioni, delle illusioni messe in campo dalle pubblicazioni della società Torre di Guardia e da quei stupidi discorsi che loro regolarmente, settimanalmente, sottopongono la loro testa ad ascoltare e a convincersi, autoconvincersi che è così. E non può essere diversamente. Per cui, quando vedono invece un fuoriuscito da questa organizzazione, che invece riesce a trovare un equilibrio, infatti di seguito anche mia moglie ha abbandonato poi questa organizzazione, e possiamo dire che a livello nostro personale, sia io che la mia famiglia, quindi incluso anche mio figlio, che abbiamo trovato una serenità, una soddisfazione, un equilibrio vitale che non avremmo mai pensato prima, Ma questo è accaduto solo dopo aver preso le distanze proprio da questa organizzazione, dopo aver preso le distanze da questo Geova, dopo esserci allontanati da questo Geova, o perlomeno da questo Geova proposto dalla società Torre di Guardia, interpretato dalla società Torre di Guardia, perché la società Torre di Guardia fa un sacco di affermazioni, di dichiarazioni, spacciandole per volontà di Geova, e noi dunque, una volta che ci siamo finalmente allontanati da questo Geova, abbiamo ritrovato un equilibrio, una serenità,
addirittura anche fisicamente, il nostro corpo, il nostro corpo fisico ha recuperato salute, energia vitale, non solo serenità e felicità, soddisfazioni nella vita. E questo lo possiamo dire, ormai sono passati 10 anni, non un mese, un anno o due, 10 anni. E dopo 10 anni è questo che possiamo affermare con assoluta certezza, facendo un confronto con quello che era il nostro precedente vivere. Nonostante oggi siamo più avanti negli anni, non più giovani, purtroppo la giovinezza è andata, è stata sprecata all'interno di questa organizzazione che ci ha tolto vita, ci ha tolto l'esistenza, però va bene, ok, è andata così. È un'esperienza anche questa e cerchiamo di trasformarla in qualcosa di costruttivo e soprattutto di condividere questa esperienza e il dopo di questa esperienza con altri che forse ancora hanno timore di abbandonare Geova, questo vampiro satanico e demoniaco in realtà in cui purtroppo insistono ancora a donare energia psichica, ovviamente. Fidatevi, allontanatevi da questo essere e da coloro che ve lo propongono e starete bene.